Dal mare alla tavola, in pochi semplici ma sapienti gesti, lo chef Stefano Marinucci, famoso nel mondo per la creatività e l'eleganza delle sue preparazioni, ci guiderà passo dopo passo fra ricette sfiziose sempre a base di pesce. Bastano due fuochi, una pescheria di fiducia e pochi altri ingredienti per creare piatti gustosi e facili da realizzare. Ovviamente seguendo i consigli dell'esperto. E se non sapete quale vino abbinare, abbiamo i suggerimenti del sommelier. Buongiorno, oggi siamo all'Erici, questo bellissimo anfiteatro sul mare Ligure, ospite del circolo a vela Erix. Andremo poi a vedere in pescheria quello che hanno portato i nostri pescatori e faremo delle ottime ricette con un abbinamento molto particolare, un ottimo vino. Abbineremo il pesce al vino. Buongiorno signora Elena. Buongiorno, in ritardo stamattina abbiamo bisogna dormito. Fare mille cose al giorno. Allora, c'è vorrei poco. Fare una zuppettina veloce. Vedo che ci sono delle cicale sicuramente. Sì. Il coccio. Che sì. Pesce strano, che cos'è questo? È una civetta, è proprio un pesce da zuppa quello. Me lo dà anche questo molto per favore? Molto volentieri, anzi te lo regalo quello oggi. Poi cosa mettiamo? Vai, metti mettiamo, tu. Sì, mettiamo queste due belle gallinelle. Ok, e qualche cicala. Una, due e tre. E tre, ecco. Benissimo, qua, guarda che bel piatto zuppa. Che viene, ottimo. Sempre il prezzo, mi raccomando. Sempre il prezzo. Oggi prendi lo sconto oggi. E più il regalo anche. Questa allora la leviamo dalla bilancia. Va bene. Ok. Ottimo. Li puliamo, vero? Sì, sì, grazie. Benissimo. Elena, ecco, è tutto a posto? Tutto pulito? Pronto, tutto pulito e lavato. Benissimo. Puoi grazie. Cucinare. Grazie mille. Corro a casa. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Paolo, Stefano, eccoci qua. Buongiorno. Oggi facciamo una ricetta veramente facile, veloce e gustosa. Molto bene. Quindi abbiamo del pesce locale, cannocchie, dei filettini di gallinella, un pochettino di coccio, poi metteremo delle patate, del pomodoro, tosteremo e friggeremo un pochino di pane. Iniziamo? Subito? Vai, via. Comincio. Cosa posso fare? Intanto mi friggi il pane. Io intanto taglio la cipolla e contiamo. Scusa. Facciamo il nostro fondo. In questa maniera qua, accendiamo appena appena, poi le tosti subito, veloce, okay. Veloce, le giri subito così prendono olio bollente, colore, esatto, eccole lì, eccole lì. Tagliamo l'aglio e questo darà il profumo al piatto. Puoi anche abbassare. Ok, benissimo. Ok, queste sono pronte, le andiamo subito a... Ok, molto bene. In questa maniera. Perfetto, spegni tranquillamente. Adesso mi passi un mestolo, grazie. Sì, qui, è lì. Prego. Perfetto. Andiamo a tostare questo fondo. Fondo con aglio e fondo, cipolla. Fondo, aglio e cipolla, esatto. E andiamo poi a mettere i gambi del prezzemolo, che contengono tutto il sapore del prezzemolo, che spesso vengono buttati via. Invece io li utilizzo per fare degli ottimi sughi, delle zuppe. E quindi danno sapore e consistenza e li lasciano, non si bruciano, non si attaccano. Eccoli qua, in questa maniera. Vedi, adesso in questa maniera qua sta sprigionando tutto il profumo. Lo andiamo a sfumare con un pochino di vino bianco. Così tutta l'aroma del vino la troviamo poi all'interno di questa zuppetta. La zuppetta del pescatore. La zuppetta del pescatore. Pescatore. E piano piano andiamo ad adagiare. Quindi prima le cannocchie. Prima le cannocchie gusto, perché esatto. Hanno una cottura più lunga o... Sì, perché col carapacio poi alla fine rilasciano il sapore piano piano. Ok. Due le tagliamo, così rilasceranno tutto il gusto all'interno.
ci andiamo a mettere anche la patata. Quindi taglieremo la patata a cubettini in questa maniera, che così rilascerà amido la struttura del piatto e poi dà anche una parte gustosa. Da, fa okay? Un po' di cremina, giusto? Esatto. Questa tagliamo poi piccole, in piccole modo che queste poi in un attimo si vanno a cuocere. Ok. In questa maniera qua. Ecco qua. Raccogliamo tutto. Continuiamo la nostra cottura. Cottura più o meno quanti minuti? Qui lavoriamo sempre su 5-6 minuti a pesce. Quindi adesso in questo momento stiamo lavorando la cannocchia a 5-6 minuti. Dopodiché aggiunta la patata, altri 5-6 minuti e poi l'ultimo andremo a mettere i filetti. Quindi è un piatto che in un quarto d'ora, 20 minuti. Quarto d'ora è prontissimo. A questo punto inseriamo la passata di pomodoro, che questo ci darà la parte sugosa al piatto. 5-6 cucchiai sono sufficienti? Ma sì, dipende poi da quanta gente abbiamo a tavola oppure quanto ci piace liquida o consistente. Io dico anche quando sfilettiamo il pesce, le teste, la parte poi della spina, ci possiamo fare un ottimo fumetto. Oh, e sì, poi il brodo che possiamo allungare tutta questa zuppettina. Io la faccio così perché poi è molto veloce, pratica e gustosa. Andiamo a lasciare un altro paio di minuti. Bene, andiamo a tritare in questa maniera. Io metto sempre del basilico all'interno per creare anche dei giusti aromi e oli essenziali, in questa maniera. Perfetto, ci siamo, vedi? Andiamo a salare, che io prima non ho salato. In questa maniera andiamo a aggiustare il piatto, lo lasciamo proprio stemperare un minuto. A questo momento metto sempre l'olio a crudo, aromatizzato, esatto, in questa maniera qua. Ottimo. E adesso andiamo a comporre la nostra zuppa del pescatore. Il pane, ok, mettiamo sotto, 1-2. Adagiamo quindi prima i pesci. Guarda che bello, i filettini. È invitante quella zuppetta, eh? Sì, così. Mettiamo la parte di qua, ecco qua. Con un mestolino, se me lo puoi passare, grazie. Prego. Finiamo. All'interno ci sono queste patate, i gambi del prezzemolo. Che non si sono disfatte, rimangono abbastanza croccanti. Croccanti, e vedrai poi nell'assaggio. Ecco qui. Andiamo a finire questa polverata qui di prezzemolo. Il piatto è pronto. Paolo, ti è piaciuto? Assolutamente. Carino, mi no? Piacerebbe anche assaggiarlo. Tra poco lo assaggeremo. E qui camminiamo. Oggi mi sono organizzato. Benissimo. Olga? Ciao Olga. Ciao Stefano. Oggi ho fatto una zuppa veramente gustosa. La zuppa del pescatore. Facile e gustosa. Posso immaginarmela perché i tuoi piatti sono sempre una meraviglia. Grazie. La zuppa del pescatore è qualcosa di territoriale, lo troviamo un po' in tutte le regioni. E oggi volevo condurti dall'altra parte d'Italia, nell'Adriatico. Benissimo, benissimo, facciamo un balzo. Nelle Marche, un balzo, esatto, nelle un balzo nelle Marche. Abbiamo questo verdicchio dei Castelli Jesi 2016, la tenuta è Col di Corte, è un vino biologico. Quindi collina siamo qui. Mezza collina. Diciamo, respiriamo sì, l'aria di mare? Respiriamo l'aria di mare perché il verdicchio respira il mare, ma ha dietro queste colline che lo proteggono. Sono vigne vecchie, quindi le vigne di Tobia, un vigneto e un cru, e giochiamo appunto sulla possibilità di queste vigne vecchie di dare delle uve più concentrate, più profumate, benissimo, diciamo benissimo, meno resa per etero, ma diciamo un prodotto diciamo più raffinato, più
più composto. Quindi ecco, è un bianco importante questo. Un bianco importante, anche perché un abbinamento con un piatto simile dobbiamo avere una struttura e dei profumi e una persistenza che regga la magistrale preparazione che hai regalato per noi oggi. Ma è una cosa molto pratica, facile da fare, pesci locali che secondo me è la migliore cosa. Esatto, infatti. Noi adesso apriamo sempre la bottiglia, cerchiamo di non fare... Il famoso... Sentiamo il tappo. Fantastico. Simpatico. Guarda che bellissimo colore, che trasparenza. Che esatto. Un giallo e paglierino con dei riflessi verdolini, quindi abbiamo una grande acidità, ma dovremmo anche avere una bella struttura e una bella armonia. Respiriamo il vino, lo respiriamo? Certo. Senti. Si sente di tutto qua, eh? Lo arieggiamo un po'. Senti come esce la nota l'aroma, fruttata. L'aroma fruttata si sente molto. La nota anche, diciamo, anche agrumata. Legno, sento qualcosa di legno. Sento qualcosa che, diciamo, dovrebbe dare un po' più di rotondità al vino per abbinarsi per meglio struttura. Anche con l'acidità del pomodoro. Assaggiamo? Sì. Direi che molto è un grande buono. Vino. Molto grande buono. Vino, una bella persistenza in bocca e questo finale amandorlato strutturato, tipico... io direi strutturato. Certo. E allora, degustiamo. A te. Grazie. Un incanto. Che spettacolo. Davvero. Zuppa del pescatore. Stefano. Alla nostra. Sì. Salute.